Per me l'autonomia differenziata non è altro che aiutare il sud a crescere e soprattutto a ridurre il divario nord col nord. Non dobbiamo aver paura di niente, ci vuole solo maggiore consapevolezza, maggiore responsabilità nella classe politica e capire che i soldi sono dei cittadini, per cui dobbiamo governarli nel migliore dei modi, con consapevolezza, con responsabilità e da buon padre di famiglia. Non dobbiamo tenere, perché le risorse che l'autonomia differenziata con i LEP metterà a disposizione del sud, di tutte le regioni, sono somme sicuramente in più rispetto a quella che è la spesa storica. Non dobbiamo temere, noi dobbiamo pensare invece a guardare a un sud che cresce, a un sud che si avvicina al nord, ma soprattutto che possiamo dare risposta al mondo imprenditoriale e ai nostri cittadini. Non crede che in questa campagna elettorale si parli tanto di nord, sud e poco di temi che potrebbero coinvolgere ancora di più la popolazione? Ma certo, dovremmo capire, noi andiamo a votare per l'Europa, dovremmo capire quali sono i problemi che l'Europa ha posto in questi anni e cosa fare per correggere, dalle direttive, da tutto il problema degli 8.000 km della nostra spiaggia, da migliaia di operatori turistici che hanno oramai messo, hanno un grosso problema legato alla liberalizzazione dei contratti demaniali per le spiagge, per i nostri lidi, c'è un problema della zootecnia, c'è un problema dell'agricoltura, c'è un problema serio del cambiamento climatico che va impostato non in chiave ideologica, ci sono temi importantissimi che impattano sulla vita quotidiana delle persone e delle aziende, sono i temi che dovrebbero essere questi messi, diciamo, all'attenzione del dibattito politico. Oggi si parla molto d'Europa, ma nessuno o pochi cercano di far capire quali sono le criticità che dobbiamo correggere, non contro l'Europa, ma dovremmo far correggere le criticità che penalizzano il nostro sistema paese.